Salve a tutti amici del Verde, oggi andiamo a vedere come si può utilizzare la calce nel nostro orto e a che cosa serve. E seguitemi perché è un argomento breve ma molto molto interessante. Andiamo subito al video. Allora ragazzi, la calce idrata in agricoltura viene utilizzata soprattutto per tre motivi principali. Il primo è innalzare il pH di un terreno molto molto acido. La calce ha un pH basico, si distribuisce sul terreno, si lavora e quindi si alzerà un po' il pH e quindi gli elementi nutritivi saranno più biodisponibili per le piante. Il secondo motivo è quando magari noi abbiamo un terreno molto molto argilloso, la calce mescolata al terreno sgretola un po' questa argilla, la rende più facile da lavorare, un po' più soffice il terreno. E il terzo motivo è quello di sfruttare la sua azione biocida, cioè la calce ha una leggera azione biocida, quindi può essere distribuita sul terreno, magari soprattutto quando abbiamo quei vermiciattoli piccolini piccolini che si chiamano nematodi, che vanno a colpire le radici di colture particolari come ad esempio peperone, pomodoro, la patata, la melanzana, che vanno proprio a mangiarsi queste radici. Le notiamo perché si crea proprio un'attività galligena dove il vermetto morsica la radice, si crea proprio questa galla, questa escrescenza, e quindi lì la pianta cresce un po' meno, è stentata, addirittura se l'attacco è grande può essere anche che la pianta muore. Quindi a questa azione biocida la andiamo a distribuire. La dose è 100 grammi di calce idrata ogni metro quadro di superficie di orto. E vediamo come si distribuisce, come si lavora, e si dà una volta all'anno, solo se chiaramente ce n'è bisogno, perché vi ripeto, alza molto molto il pH e poi ha un'azione di sfruttamento dei minerali, soprattutto dell'azoto del terreno. Quindi, come si dice, la calce fa ricchi i proprietari e poveri i figli, nel senso che la parte organica viene subito accelerata e resa molto biodisponibile per le piante cresceranno subito belle e rigogliose, però il terreno si impoverisce, quindi dovremo poi riandare a dare organico nel nostro terreno. Andiamo subito a distribuire la calce. Allora, la prima cosa è utilizzare un paio di guanti per maneggiare la calce e poi mettere delle mascherine, perché svolazza tutta quanta e quindi potrebbe intossicarci. Quindi mezzi di protezione individuale. Si pesa la calce per distribuirla nel nostro terreno, quindi dovremo fare 2 metri quadri, ci vorranno 200 grammi di calce. Si prende e si distribuisce in un modo più uniforme possibile. Io mi regolo molto bene a mano, quindi si distribuisce in questo modo qua, ok? Si fa proprio tutto quanto un passaggio uniforme e poi si va subito a vangare e fresare. La dobbiamo mescolare immediatamente nel terreno, perché più sarà a contatto con l'aria e più la sua azione inizia un po' a scemare, si ossida. Basta solamente interrarla ad una profondità di quei 15 massimi 20 cm. Fatta questa operazione abbiamo terminato il lavoretto. Mi raccomando ragazzi, sempre alle dosi, non esagerate mai e date la calce per disinfettare solo se c'è bisogno, perché è vero che uccidono gli insetti, i nematodi al bisogno, ma uccidono anche gli insetti utili, quindi dobbiamo sempre cercare quell'equilibrio, quella via di mezzo che va a combattere un nemico ma non a distruggere il nostro amico. Poi per i nematodi ci sono altri sistemi, c'è il tipo di radici che li allontana, i sovesci, insomma, poi eventualmente ne parleremo. Chiudo qui questo video ragazzi, vi saluto, vi abbraccio, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, attivate la campanellina in modo che vi avverte quando carico nuovi video, gli ultimi 6 secondi sempre dedicati ad altri link interessanti. Un abbraccio a tutti, ci vediamo alla prossima, ciao da Pier Giorgio, ciao ragazzi.